Ma io ho deciso di raccontare il Veneto profondo, il Veneto delle nostre radici, e ho deciso di farlo in modo anticonvenzionale, perché quando si parla del passato si dice sempre che il passato è molto migliore rispetto al presente, rispetto al quale, ripeto, il presente ci propone una caduta di valore. Non è così. Nel passato siamo stati molto peggio, e l'unico valore che il passato può insegnarci è quello di cercare di sopravvivere, che dice solo che eravamo alla fame. Un dato che può aiutarci a capire è questo: l'Italia ha conosciuto in tempi recenti, relativamente recenti, due grandi flussi migratori. Uno alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, diciamo prima della Prima Guerra Mondiale, e uno subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, diciamo ultimi anni 40, primi anni 50. Ebbene, quei flussi migratori hanno visto tutto il paese andarsene, ma sia nel primo caso che nel secondo caso il flusso migratorio vede in testa alla tragica classifica delle persone che se ne sono andate, vede i veneti e i trevisani, i vicentini e i veneziani in particolare. È un mondo che nessuno aveva mai raccontato, e non è che io l'abbia fatto perché mi sono ricavato un mio spazio, l'ho fatto perché lo sento profondamente. Anche il tema trattato in questo libro, insomma, che hai scelto, ha portato delle difficoltà? Beh, è un libro che ha una complessità enorme e che mi ha richiesto un grandissimo sforzo per documentarmi, ma soprattutto, come ho avuto modo di dire, per porre in modo leggero tutto il frutto di questa documentazione, perché se io mi documento su 1000 libri e poi scoraggio il lettore dopo 2 pagine, è anche inutile che mi metta a scrivere. Voglio ricordare che Angelo Sugamosto nasce nel Polesine dei primi anni del Settecento, il Polesine della fame e il Polesine del Po che cresce e divora tutto, è il Polesine in cui emblematicamente il padrone del mulino si chiama Ciavapan, perché fregava sempre, non aveva un nome vero e proprio, lo chiamavano Ciavapan perché fregava sempre sul peso della farina i contadini che portavano il poco grano a macinare, e anche quello è il profondo Veneto. Poi racconto la Venezia plebea, la Venezia degli intrighi sotterranei. Insomma, è un Veneto che mi affascina e che più scavo, più scopro che è da raccontare. Beh, io l'ho visto nascere. Negli anni scorsi sono stato, come dire, dall'altra parte, perché sono stato io che ho intervistato. Racconto con orgoglio che Antonia Aslan l'ho intervistata a Santa Caterina, io, tra le altre cose con Antonia è nata una bellissima amicizia, Carmone è una cosa importante, bravissimi quelli che ci lavorano, e in questi anni devo dire l'ho vista partire, come dire, con l'incertezza delle partenze, e adesso credo che nel panorama culturale Veneto, devo dire del Nord Italia, io ho presentato il libro a Pordenone Legge qualcosa sarà 15 giorni fa, e Casa Carbone è già quel libro.